Ciao ragazzi, bentornati ad un altro video. Nel video di oggi parliamo di 5 miti da bro e li sfatiamo insieme. Ci sono troppe cose che appunto vedo ripetutamente nei commenti, nei messaggi diretti. Sono 5 cose che secondo me sono importanti, sono dei miti da bro, ma tanta gente pensa che ci sia delle basi scientifiche. Nel mio canale sapete come sono io, vi voglio mostrare tutto dal punto di vista appunto della ricerca che è stata commessa, la ricerca è stata fatta in modo scientifica. Quindi inizio subito. Se vi piace questo video non vi dimenticate di buttarci un like per supportare il canale. Qualsiasi commento, messaggio eccetera lo potete lasciare di sotto o seguirmi su Instagram, mandarmi un direct message, dovrebbe essere il link da qualche parte qua. Comunque iniziamo subito col primo mito. Il primo mito ed è quello che se mangio pulito non metto su massa grassa. Allora, questo lo sento da tantissima gente, soprattutto voi ragazze. Pensate, se mangio pulito, ovvero i cibi cosiddetti buoni, se mangio frutta, se elimino tutti i carboidrati, i grassi, i cioccolati vari eccetera eccetera, se mangio pulito non metto grasso e mi asciugo. Allora, questo potrebbe essere vero, ma la verità è un'altra. La verità sta in due cose: i macronutrienti e le calorie. Se queste calorie provengono da fonti di cibi cosiddetti puliti, che possa essere fonti più ricchi di cibi più ricchi di micronutrienti, oppure se questi vengono da altri tipi di cibi meno ricchi di micronutrienti, in termini di composizione fisica i risultati sono esattamente gli stessi. Ovvero, tu puoi comunque mettere su della massa grassa mangiando pollo, riso e verdure dalla mattina alla sera. Questo è perché devi pensare all'apporto totale nell'arco della giornata. Il nostro corpo brucia un certo numero di calorie per mantenere il nostro peso, per portare avanti tutti i processi fisici nel corpo, e allo stesso tempo brucia ulteriori calorie relative alla quantità di movimento o comunque di attività che facciamo in un giorno. Se tu mangi più di questo numero di calorie, per forza di cose metterai su grassi. Quindi diciamo che il tuo metabolismo per mantenere il tuo peso corporeo attuale è di 2500 calorie. Se tu, anche se mangi pollo e verdure dalla mattina alla sera, se però mangi 2600 calorie, metterai su un po' di massa grassa perché avrai sorpassato quel livello tuo di mantenimento. Quindi il mito più grande è proprio pensare che esistono dei tipi di cibi buoni e dei tipi di cibi cattivi, dei tipi di cibi che ti fanno ingrassare e degli altri che invece ti fanno rimanere secco e definito. E non è quello, sono calorie e macronutrienti. Quindi dovete pensare all'apporto totale calorico ed è quello veramente che vi fa bruciare i grassi, mantenere il vostro peso corporeo o aumentare i grassi. Quindi sfatiamo il primo mito: non è vero invece che se mangi pulito non metterai su grassi, perché se tu comunque vai oltre al tuo livello di mantenimento calorico in una giornata, per forza di cose qualsiasi tipo di cibo mangi metterai su dei grassi. Passo quindi subito al secondo mito, ed è quello che se non mangi immediatamente post workout, dopo l'allenamento, brucerai i muscoli, i tuoi muscoli andranno in catabolismo. Allora, questa, se avete visto un po' dei miei vlog, è anche questa una cavolata. Infatti è stato provato dalla ricerca scientifica che la frequenza dei pasti non influisce in alcun modo sulla composizione corporea. Che cosa vuol dire questo? Che tu in realtà non devi mangiare immediatamente post workout, bensì la cosa principale, importantissima, proprio che sta lì in cima alla piramide dell'importanza è e sono i macronutrienti e le calorie totali giornaliere. Quindi dovete vedere tutto nell'arco della giornata. È un mito, e lo vediamo spesso, quelli che finiscono l'allenamento e corrono subito a farsi un protein shake post workout perché devono prenderlo subito, sennò iniziano a bruciare i muscoli. Questo non è vero, è stato provato dalla ricerca scientifica. La frequenza dei pasti non importa. Pensate a colpire macronutrienti e calorie totali per la giornata con un apporto di proteine che vi possa supportare nei vostri obiettivi per mettere su della massa magra oppure bruciare i grassi. È però vero che potrebbe esistere questa finestra anabolica, è stata provata in un paio di studi ma non in altri, quindi magari i benefici sono solo teorici, ma se vogliamo comunque andare ad ascoltare queste cose, esiste questa finestra anabolica che dura 2, 3, 4 ore dopo l'allenamento, quindi non è un periodo troppo restrittivo, ma bensì è 2, 3, 4 ore dopo l'allenamento in cui se consumi del cibo, magari soprattutto perché i muscoli li hai appena svuotati di glicogeno, quando consumi del cibo verrà utilizzato meglio a rifornire i muscoli. Quindi se proprio volete fare tutto bene, non pensate che dovete immediatamente consumare un protein shake, però diciamo nelle 3-4 ore dopo l'allenamento sicuramente se consumate 20-30 grammi di proteine vi potrà aiutare a beneficiare al massimo. E passiamo quindi al mito numero 3: il tuo corpo può metabolizzare solo 30 grammi di proteine a ciascun pasto. Anche questa è una cavolata.
Non so da dove è uscita, ma anch'io quando avevo iniziato la palestra l'ho sentito spesso: ah, non puoi consumare più di 30 grammi di proteine, che sennò il tuo corpo non le metabolizza e le espelle solamente. Allora mi dovete far capire questo come funziona. La verità scientifica è la seguente: il tuo corpo può metabolizzare quante proteine gli stai dando in quel pasto, ovvero tu puoi consumare il tuo obiettivo proteico in un'ora, 20 minuti. Nell'arco di tutta la giornata non importa, l'importante è che al termine di una giornata hai colpito il tuo obiettivo di proteine per quel macronutriente. Se l'hai colpito con 6 piccoli pasti, 9 pasti, 20 pasti, non importa. Quindi tranquillamente, se vuoi mangiarti quella steak seguita da un petto di pollo, eccetera, eccetera, non ti preoccupare, il tuo corpo riuscirà a metabolizzarlo tranquillamente. Mito numero 4, e questo lo sento veramente sempre: devi mangiare 6 piccoli pasti al giorno se vuoi aumentare la massa muscolare o bruciare i grassi. Allora, anche questa è una cavolata, stata creata appunto dall'industria perché tendono sempre a rendere il tutto più confusionale, perché così io e te non capiamo più che cosa sta succedendo e alla fine decidiamo di spendere i soldi nei loro integratori e supplementi perché non vediamo i risultati. Invece è tutto molto più semplice. Come detto e ripetuto, e lo ripeterò fino alla fine di questo video, la cosa importante sono macronutrienti e calorie nell'arco della giornata. Questi macronutrienti e calorie li puoi mangiare un pasto, due pasti, tre pasti, 20 pasti. Il risultato finale è uguale. È stata provata dalla ricerca scientifica che non cambiano i risultati a seconda della frequenza dei passi in un giorno. Per cui, se sei una persona che ha una vita molto movimentata e i 6 piccoli passi al giorno rientrano bene nel tuo stile di vita, fai pure. Completamente ok, ma quello che voglio veramente farvi capire è che i 6 piccoli passi non bruciano più grassi, perché la risposta metabolica è la stessa dopo 6 piccoli pasti o dopo 2 grandi pasti. All'inizio, quando avevo appena iniziato a fare una dieta, questo mi sembra 2 anni fa, avevo iniziato con 6 piccoli pasti, ma per me era completamente insostenibile perché non mi sentivo sazio, mi sentivo sempre con questa fame assurda proprio perché questi piccoli pasti non mi soddisfacevano. Quindi, una volta che sono passato invece a 2 o 3 pasti più consistenti nella giornata, ho notato una riduzione nella fame e questo mi ha veramente aiutato a rimanere a dieta per più lungo termine, perché per me, per come sono fatto io, per il mio stile di vita, in questo modo è più sostenibile. Quindi questo è un altro mito: non importa quanti pasti mangiate al giorno, ma di nuovo, ripeto, calorie e macronutrienti totali. E arriviamo dunque al quinto e ultimo mito: devi diventare grasso per aumentare la massa muscolare. Allora, qui voglio andare un attimino più nei dettagli. Come lifter naturale è molto difficile aumentare la massa muscolare solamente, puramente, mettere su massa muscolare magra. Per come è fatto il nostro corpo, per aumentare la massa muscolare, per aumentare il nostro peso, dobbiamo essere in un surplus calorico, ovvero dobbiamo consumare più calorie di quante ne richiede il nostro corpo per mantenere il nostro peso attuale. Ovviamente, dopo un certo periodo di mesi in cui stai consumando più energia, stai dando al tuo corpo più energia di quanto ne richiede, è inevitabile che magari metti su un pochino di massa grassa. Come infatti ho fatto io, se vedete i primi miei video, decisamente sono un po' più rotondo perché stavo appunto concludendo una fase di presa di massa. Però l'errore che fa la maggior parte della gente è che inizia a mangiare di tutto perché c'è questa concezione che devi diventare molto più grasso se vuoi veramente vedere quei muscoli che crescono. E invece esistono due tipi di appunto fase di presa di massa. Lo puoi fare in due modi. Esiste il dirty bulk, che è praticamente un termine in inglese che indica appunto che tu nella tua fase di presa di massa mangi tutto quello che vedi, tutto quello che c'è in tavola, mangi di tutto senza seguire macronutrienti, calorie, mangi semplicemente un sacco. Se lo fai in questo modo, è un modo abbastanza incontrollato, molto probabilmente starai dando troppa energia al tuo corpo e in questo modo il surplus giornaliero sarà più alto e questo veramente, per forza di cose, vorrà dire che metterai su molta massa grassa. Io questo non lo consiglio assolutamente. Molto meglio utilizzare il secondo tipo di fase di presa di massa, che è un lean bulk, ovvero un periodo in cui monitori e controlli il tuo surplus calorico, così che sei sicuro di restare tra quelle 200-300 calorie di surplus giornaliere. Questo ti permetterà veramente di aumentare la massa muscolare magra più facilmente e in più, dato che è tutto in modo controllato, monitorato, non starai dando al tuo corpo un surplus energetico incredibile, bensì solamente 200-300 calorie e questo veramente minimizzerà il grasso che accumuli durante la fase di presa di massa e massimizzerà allo stesso tempo la tua presa di massa magra. Per
Quindi volevo concludere qui questo video con appunto questo mito: non devi diventare grasso per diventare grosso, devi semplicemente, molto probabile, è vero, devi essere in un piccolo surplus calorico giornaliero, ma non devi semplicemente mangiare tutto quello che c'è, tutto quello che ti viene in vista, perché così diventerai solamente grasso e noi siamo qua per avere un fisico più definito, più atletico, un po' più di massa, quindi può essere che magari sì, metterai su un pochino di grasso nella tua fase di presa di massa, però se vuoi minimizzare tutto, 200-300 calorie di surplus giornaliere e vedrai che noterai sicuramente un aumento della massa magra senza troppo aumento della massa grassa. Detto questo, ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto, non dimenticatevi di buttarci un like. Se siete nuovi al canale, iscrivetevi, che veramente provo a mettere fuori non solo dei vlog in cui vi faccio vedere un po' il mio stile di vita fitness, ma anche questi video un po' più informativi in cui vi spiego dei concetti che magari appunto o non sapevate o lo sapevate all'inverso. Questa è la verità, tutto quello che vi spiego è legato alla scienza, alla ricerca scientifica che viene fatta nel mondo accademico del natural bodybuilding. Se vi è piaciuto questo video, ragazzi, buttateci un like, vi ringrazio ancora a tutti per il supporto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!